Con lo slogan "Il villaggio turistico che non c'è", parte la fase 2 di Marca Village, il progetto voluto da Comunità Montana di San Severino Marche, con il contributo della Camera di Commercio di Macerata e il coordinamento organizzativo di LACAM, ha l'obiettivo di creare nell'entroterra maceratese un grande villaggio turistico diffuso. Al progetto partecipano 18 strutture tra agriturismi e country house, che ora dovranno affrontare la sfida più importante, la creazione di pacchetti turistici vendibili sul mercato. Gli operatori assicurano che il lavoro svolto finora è stato fruttuoso. I 3 workshop hanno permesso di affinare gli attrezzi del mestiere e l'entusiasmo degli imprenditori ha dato origine a nuove idee e spunti di riflessione. Noi abbiamo avuto Ivana Marchigiani, che ha organizzato un po' tutto, abbiamo avuto degli incontri e stiamo portando avanti questi discorsi. Com'è stata l'interazione con gli altri operatori del gruppo? Per noi è stata un'esperienza molto positiva. Abbiamo visto bene quali sono le problematiche, che in fondo abbiamo visto essere problematiche un po' di tutti, e abbiamo anche potuto così renderci conto che lavorare insieme ci dà una forza maggiore. La parola d'ordine è fare rete. È nella collaborazione reciproca il punto di forza per gli operatori che hanno deciso di aderire al progetto Marca Village. Crediamo su un consorzio per presentarci a livello europeo più importanti di quello che siamo. I singoli non esistono più adesso, dobbiamo essere più potenti possibile. Il fondamentale è l'unione fra tutti gli operatori affinché dall'esterno ci possano conoscere, apprezzino dove viviamo, le nostre tradizioni. È difficile proporsi da soli, fare rete è sicuramente la cosa migliore. Poi abbiamo ognuno di noi ha una conoscenza, quindi ci si arricchisce, ci sono esperienze diverse, c'è professionalità da parte di Marca Village, ci sono le istituzioni che ci supportano. Quello che ho potuto valutare personalmente è che il turista che viene, o comunque sia per lavoro che per vacanza, è felice di trovare una rete, nel senso un collegamento che sia possibile spendere sul territorio, quindi questa sinergia che c'è tra il produttore agricolo, tra il prodotto e tra appunto gli operatori turistici e anche le bellezze culturali e anche paesaggistiche del nostro territorio. Quindi tutto questo messo in rete è sicuramente una forza per il nostro territorio. E fare rete significa anche posizionarsi sul mercato internazionale con maggiore facilità. Posizionare un mercato come quello delle Marche nello scenario turistico mondiale, diciamo, perché comunque si vogliono rivolgere anche e soprattutto agli stranieri, è un percorso piuttosto complicato e anche piuttosto oneroso, per cui soltanto attraverso l'aggregazione possono condividere obiettivi e anche risorse, perché individualmente non ce la potrebbero fare. Marca Village è un percorso aperto a tutte le strutture di turismo rurale desiderose di collaborare. Intanto i 18 operatori partecipanti al progetto, per poter meglio intercettare la domanda turistica, hanno già iniziato il confronto con il mercato e le agenzie di viaggio guardano con entusiasmo al nuovo villaggio turistico diffuso. Secondo la vostra esperienza, in questo momento il mercato che cosa chiede? Il mercato chiede strutture tipo queste, chiede di conoscere il territorio, chiede anche dei buoni agriturismi, chiede praticamente di essere a contatto e di conoscerlo il territorio. Il mercato chiede dei pacchetti tematici, quindi i clienti sono informati perché hanno l'online per informarsi e attraverso, diciamo, un professionista che riesce ad accoglierli, dei servizi che siano inerenti e competenti, riescono a soddisfare tutte le loro aspettative e passioni. Primo banco di prova per la rete Marca Village sarà Agritour in Toscana, la più importante rassegna nazionale del settore. Contemporaneamente un nuovo ciclo di incontri, questa volta con tour operators, marchigiani e operatori specializzati nel web, consentiranno a Marca Village di affinare la strategia e iniziare a proporsi come villaggio turistico diffuso, sperimentando nuovi cluster di prodotto e ammiccando a nuovi bisogni del turismo esperienziale, senza dimenticare gli scenari del futuro prossimo, come l'Expo 2015 e la macroregione Adriatico-Ionica.